Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video dedicato al Festival di Sanremo. La storia del Festival di Sanremo, edizione dopo edizione, ogni video un'edizione. Oggi sono qua per raccontarvi la storia del Festival di Sanremo numero 69. Vi racconta la storia di Sanremo del 2019. Buona visione! Il 69esimo Festival di Sanremo si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo dal 5 al 9 febbraio del 2019, condotto per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni, che ne è stato anche il direttore artistico. È stato affiancato nella conduzione da Claudio Bisio e Virginia Raffaele, la quale era già stata co-conduttrice nell'edizione 2016. La regia è stata di Duccio Forzano, mentre la scenografia è stata realizzata da Francesca Montinaro, che aveva già realizzato anche quella del 2013. La direzione musicale è stata affidata per il secondo anno consecutivo da Geo Westley, mentre per alcune esibizioni musicali di Claudio Baglioni l'orchestra è stata invece diretta da Paolo Gianolio e per le parti di spettacolo è stata appunto richiesta la cura del grande maestro Maurizio Filardo. La competizione ha visto concorrere come unica categoria, attenzione, 24 cantanti, 22 di chiara fama e 2 invece che provenivano da Sanremo Giovani 2018. Questi ultimi hanno presentato un brano inedito, diverso da quello con il quale avevano vinto la suddetta competizione, a differenza di quanto sarebbe accaduto poi negli anni successivi, nei quali prescelti partecipavano al festival in una sezione a loro dedicata con un brano già noto. Il festival è stato vinto da Mahmood con il brano Soldi. Il cantante è stato poi rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2019, che si è svolto in Israele a Tel Aviv, dove ha gareggiato con una versione di questa canzone un po' modificata, piazzandosi però molto bene, fra l'altro al secondo posto. Il grande Mahmood ci ha rappresentato veramente molto bene all'Eurovision Song Contest. E anche il Festival di Sanremo del 2019 ha il suo dopo festival, la trasmissione di commenti, approfondimento. Il programma in questa edizione avrà il titolo di Dopo Festival The Dark Side of Sanremo. È condotto dall'attore e regista Rocco Papaleo con Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto e va in onda in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Anche in quest'anno, durante la trasmissione, i cantanti in gara voteranno una canzone di quelle in concorso al festival e durante l'ultima puntata verrà assegnata il Baglioni d'oro a quella più votata dai cantanti, che risulterà essere proprio quella che vince, Soldi di Mahmood. Gli autori sono Giorgio Cappozzo, Giovanni Robertini, Fosco D'Amelio. Si tratta al momento dell'ultima edizione del Dopo Festival ad essere trasmessa su Rai 1, perché dall'anno successivo andrà in onda esclusivamente sulla piattaforma Rai Play. Come sigla iniziale si sono susseguiti vari successi di Claudio Baglioni, uno diverso per ogni serata. In ordine sono stati eseguiti Via per la prima serata, Noi No per la seconda, Viva l'Inghilterra per la terza, Acqua dalla Luna per la quarta e adesso la pubblicità per la finale. La sigla di chiusura di questa edizione dal titolo Un giorno qualunque è la stessa sigla iniziale e finale della scorsa edizione, è stata eseguita tramite videosigla da tutti i campioni in gara di Sanremo e trasmessa però soltanto alla fine della prima puntata del festival. E anche questo Festival di Sanremo avrà i suoi premi e i suoi riconoscimenti. Allora, quest'anno il premio della critica Mia Martini andrà a Daniele Silvestri con Argento Vivo. Lo stesso Silvestri vincerà anche il premio della sala stampa Lucio Dalla e vincerà anche il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Premio alla migliore esibizione di duetti andrà a Motta in coppia con Nada per la canzone Dov'è l'Italia, mentre il premio come migliore interpretazione va a Mahmood con Soldi, lo stesso che poi vince anche il premio Baglioni d'Oro alla migliore canzone votata dagli artisti in gara. Per quanto invece riguarda il premio Lunezia per il valore musica letterario del brano, va Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood. Il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale a Simone Cristicchi con Abbi cura di me, che vincerà anche il premio alla migliore interpretazione. Infine il premio Team Music va ultimo con i tre particolari e il premio del pubblico dell'Ariston, è un premio speciale che è stato dato questa volta, andrà a Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me. C'è una ragione per cui mi è dato questo premio, dopo ve la racconto. Il premio Città di Sanremo alla carriera va a
Pino Daniele, un premio postumo, e poi il premio Amico di Sanremo al direttore artistico Claudio Baglioni. Se organizza un premio e se lo affida e se lo dà. Comunque ci sono delle curiosità importanti per quanto riguarda questo Festival di Sanremo, veramente molto curiose. Tra le curiosità più interessanti di questo Festival di Sanremo del 2019 c'è ad esempio quello che riguarda le canzoni cantate. Cioè, il brano di Anna Santangelo, che si intitola Le nostre anime di notte, è stato eseguito come 21esimo brano in gara nella prima serata, e inconsapevolmente, perché poi è un caso, diventa in realtà il brano numero 2000 della storia del Festival di Sanremo. Allora, nonostante non sia stato annoverato fra i cantanti in gara, il rapper Rancore si è esibito tutte le sere sul palco con Daniele Silvestri per eseguire parte del brano Argento Vivo. Nella serata finale, durante la lettura della classifica finale, il pubblico ha fischiato e anche inveito per la mancanza di Loredana Bertè sul podio, arrivata quarta, nonostante abbia avuto durante l'intera edizione della Kermesse tre standing ovation, a tal punto da creare post festival un premio speciale intitolato Premio Pubblico dell'Ariston, che tuttavia non è stato consegnato alla cantante, anche se lo ha ricevuto, ma in realtà non l'ha mai ricevuto, e l'ha dichiarato lei il 17 febbraio del 2019 alla trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa. Durante la conferenza stampa finale con i primi tre classificati ha scatenato molte polemiche l'intervento di Ultimo, in quanto ha esibito parole poco gradite verso i giornalisti presenti in sala. La stessa sera inoltre ha deciso di non presentarsi sul set fotografico del settimanale TV Sorrisi e Canzoni, rinunciando a comparire sulla tradizionale copertina che ritrae di solito il podio. Infatti la copertina era composta solo da Mahmood e il volo. Nei giorni seguenti il cantante ha sollevato polemiche riguardo le modalità di voto e il suo piazzamento in classifica, in quanto premiato dal televoto. Insomma, Ultimo appunto solleverà moltissime polemiche. E come ogni festival di Sanremo che si rispetti, non ha solo le sue polemiche, avrà anche i suoi artisti non presi, elenco che viene ufficializzato di cantanti che a Sanremo invece non ci andranno perché non vengono scelti. Nomi illustri come Malika Ayane, Nina Zilli, Simona Molinari, Pier Davide Carone, che dovevano cantare in coppia con DR Jack una canzone che si chiama Caramelle, Bianca Zei con una canzone che sarebbe stata scritta da lei, da Gianluca Grignani, poi Dodi Battaglia, Divino Thelma doveva andare al Festival di Sanremo, Marcella Bella, Dolce Nera, Elodie, Carmen Ferreri, Lorenzo Fragola, Carla Signoris in coppia con Giua, Lisa, Modà, che dovevano poi cantare appunto una canzone che poi hanno pubblicato più là, poi vi dirò con il tempo qual è esattamente, i New Trolls, Franco Tozzi, Ledeva, quarta volta consecutiva Ledeva, Enrico Papi, che doveva cantare in coppia con Orietta Berti. Questo praticamente sono coloro che invece il Sanremo non lo faranno. Questa era la storia del Festival di Sanremo numero 69. E siamo all'appuntamento con la classifica delle canzoni ai Festival di Sanremo, così come appunto hanno voluto le giurie. Questa è la classifica, quella che vi dico, quella che viene appunto resa pubblica la serata finale, quella di sabato, per capire un po' la gara com'è andata e come sono arrivati i cantanti che appunto concorrevano al Festival di Sanremo del 2019. E i cantanti erano 24. Ad arrivare ultimo al Festival di Sanremo, anzi due sono, ad arrivare ultimi al Festival di Sanremo del 2019 saranno Nino D'Angelo in coppia con Livio Cori, la canzone Un'altra luce. Al numero 23 Einar con Parole nuove. Al numero 22 Anna Santangelo, Le nostre anime di notte. Al 21esimo posto Patti Pravo con Briga, un po' come la vita. Al numero 20 Negrita, I ragazzi stanno bene. Al numero 19 Neck, Mi farò trovare pronto. Al numero 18 Federica Carta e Shade, Senza farlo apposta. Al 17esimo posto The Zen Circus con L'amore è una dittatura. Al numero 16 Paola Turci, L'ultimo ostacolo. Numero 15 Francesco Renga, Aspetto che torni.
numero 14 Motta, Dov'è l'Italia? Al numero 13 gli ex Otago, Solo una canzone. Numero 12 Gammon, Rose Viola. Numero 11 Bunda Bash, Per un milione. Numero 10 Enrico Ligiotti con Nonno Hollywood. Numero 9 Achille Lauro, Rolls Royce. Numero 8 Arisa, Mi sento bene. Numero 7 Irama, La ragazza con il cuore di latta. Al numero 6 Daniele Silvestri con Argento vivo. Al numero 5 Simone Cristicchi con Abbi cura di me. Al numero 4 Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me. Il podio del Festival di Sanremo del 2019 è il seguente: al terzo posto Il Volo con Musica che resta, numero 2 Ultimo I tre particolari, e a vincere il Festival di Sanremo del 2019, come ricordiamo perfettamente, è Mahmood con Soldi. E siamo alla classifica dei dischi più venduti del Festival di Sanremo del 2019. La classifica dei dischi più venduti, allora dunque, per quanto riguarda la classifica dei dischi più venduti dell'anno, ci sono notizie, diciamo, un po' sparse, non abbiamo un'idea molto chiara, probabilmente un po' troppo presto per riuscire a sapere quali sono i dischi più venduti dell'anno 2019, anche perché, insomma, voglio dire, i dati da raccogliere sono tantissimi, non proprio tutti i siti sono aggiornati, insomma va bene. E per quanto riguarda la classifica dei dischi più venduti, comunque sappiamo quanti dischi sono stati venduti, quanti platini sono stati vinti fino ad oggi, e sappiamo anche appunto chi ha venduto più o meno. Rispetto però a tutti gli altri vlog, questa volta mi voglio divertire a fare una classifica esattamente come quella della posizione di Sanremo. Perciò di solito, no, lo sapete, faccio la classifica delle canzoni che concorrono a Sanremo e comincio sempre dalla parte più bassa per arrivare fino alla parte più alta. Va bene, farò la stessa identica cosa però con la classifica di vendita. Scopriremo in questo modo chi ha venduto di meno e di più di questo Festival di Sanremo del 2019, va bene? Allora, i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo sono 24, e 24 sono i dischi che escono dopo questo Festival di Sanremo, anche un po' di più a dire la verità, perché ci sono anche dei dischi che appartengono a cantanti che cantano in coppia. Però io mi baso solo sulla canzone di Sanremo, così almeno abbiamo proprio le 24 canzoni, va bene? Vai, perfetto. Allora, chi venderà? Guardiamo un po'. Al numero 24 nella classifica dei dischi più venduti di Sanremo, il 24esimo disco venduto di Sanremo, perciò l'ultima in classifica, ecco, diciamo, come vendita, sarà Anna Tatangelo, la canzone Le nostre anime di notte, che sarà appunto l'ultima, quella che venderà meno di questo Festival di Sanremo. Comunque entrerà in classifica anche con l'album La fortuna sia con me. Al numero 23 Un'altra luce, Nino D'Angelo e Livio Cori. Al numero 22 Un po' come la vita, Patti Pravo e Briga, che arrivano in classifica con il singolo, ma c'è da segnalare anche che arriveranno nelle classifiche degli album anche rispettivamente con Red, la Patti Pravo, e Il rumore dei sogni, lo stesso Briga. Al numero 21 c'è I ragazzi stanno bene di Negrita, arrivano in classifica con il singolo, ma entreranno in classifica anche con l'album omonimo, e la stessa cosa vale per Einar, che arriverà in classifica con l'omonimo album, ma anche con il singolo Parole nuove. Al numero 20. Al numero 19 L'amore è una dittatura, gli Zen Circus arrivano in classifica con il singolo. Al numero 19 venderanno anche l'album, però si chiama Vivi si muore. Al numero 18 c'è Motta con Dov'è l'Italia, il singolo di Sanremo. E al numero 17 Mi farò trovare pronto, Neck arriva in classifica con il singolo e venderà anche però con l'album che si intitola Il mio gioco preferito, parte prima. Al numero 16 Aspetto che torni, Francesco Renga, arriva in classifica con il singolo, anche l'album però venderà, e sto parlando dell'altra metà. E al numero 15 L'ultimo ostacolo di Paola Turci, che arriva in classifica con il singolo. Al numero 15 Viva da morire, invece praticamente è l'album che comunque entra in classifica, svariate classifiche di album più venduti. Il 14esimo singolo più venduto di Sanremo sarà Solo una canzone degli ex Otago, il singolo vincerà addirittura loro. Per quanto riguarda invece l'album, si intitola Coro Chinato, entrerà comunque in svariate classifiche di vendita degli album. Il 13
16° singolo più venduto di Sanremo sarà Rose e Viola di Gaemon, che vincerà anche loro. Al numero 12 Mi sento bene, Arisa. Arriva in classifica con il singolo, ma arriverà in classifica anche con gli album, una nuova Rosalba in città. E al numero 11 Il volo, i terzi classificati con Musica che resta. Arriveranno in classifica con il singolo, ma anche con l'album che si intitola Musica. Al numero 10 Argento vivo, Daniele Silvestri, sarà il 10° singolo più venduto di Sanremo. Per quanto riguarda l'album, le cose andranno molto bene, entrerà in classifica anche con La terra sotto i piedi. E al numero 9 Abbi cura di me, Simone Cristicchi, entra in classifica sia col singolo che con l'album omonimo. Al numero 9. Al numero 8 Nonno Hollywood, Enrico Ligiotti, vince l'oro con il singolo, l'album invece arriva in classifica comunque, venderà moltissime copie, si intitola Cenerentola e altre storie. E al numero 7 c'è Loredana Bertè, arriva in classifica con il singolo Cosa ti aspetti da me, vincerà addirittura un platino, qui cominciano i vari premi speciali in queste postazioni più alte. Quindi Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè, che vince il platino con il singolo ed entrerà in classifica anche con l'album Liberté, però in questo caso un po' come è successo l'anno precedente con La Mannoia, c'è da segnalare che la Bertè, questo Liberté, l'aveva già fatto uscire, quindi i suoi premi l'ha già presi. Io ho preso i dati solo dopo il Festival di Sanremo. Il 6° singolo più venduto di Sanremo sarà Senza farlo apposta, ed è il singolo di Federica Carta con Shade, che vincerà un platino. E entreranno in classifica però anche i rispettivi album, in questo caso Popcorn di Federica Carta e Truman di Shade. Al numero 5 Lord Royce, Achille Lauro, arriva in classifica con il singolo, vince un platino con questo singolo e l'oro con l'album 1969. E La ragazza con il cuore di latta di Rama è il 4° singolo più venduto di Sanremo, vince dei platini, però vince un platino anche con l'album che si intitola Giovani per sempre. Il podio di vendita di questo Festival di Sanremo è il seguente: al 3° posto Per un milione, i Bundabash, che vincono 4 platini con il singolo ed entrano in classifica comunque anche con l'album Barracuda. Al 2° posto I tuoi particolari di Ultimo, che venderà tantissimo, veramente, assolutamente sì. Se dovessimo fare una somma, diciamo che quello che vende assolutamente di più, se sommiamo singoli e album, a dire la verità. I tuoi particolari di Ultimo, 3 platini li vince con il singolo e 3 platini li vince anche con l'album, che si intitola Colpa delle favole. Ed infine il singolo di Sanremo più venduto in assoluto è quello che vince, sto parlando di Soldi di Mahmood, che vince 4 platini con il singolo di Sanremo e vince un platino per l'album che si intitola Gioventù bruciata. Queste le canzoni più vendute del Festival di Sanremo del 2019. E vi ringrazio per aver seguito anche oggi un altro nuovo vlog dedicato al Festival di Sanremo, alla storia del Festival di Sanremo. Oggi ci siamo occupati di raccontare la storia del Festival di Sanremo numero 69, il Sanremo del 2019. Allora, se vi interessa vedere tutta quanta la storia del Festival di Sanremo su YouTube, basta che entriate nel mio canale, Sanremo Vlog si chiama la playlist, e ogni video un'edizione, quindi ad oggi avete 69 video da vedere, fate voi la storia dell'intero Festival di Sanremo, dalla edizione numero 1 all'edizione numero 69. Vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale se volete, vi aspetto al prossimo video chiaramente. Ciao da Ale.